Brandon 6 Beh, ve l'ho cantato, Metal. Oh, Di sti tempi, con Magic va bene, no? Con Caldei Dico, Brandon 6 è la carta che ci ha fatto vincere ieri. E che ti porta dal Mulligan a 5, magicamente, ad avere 7 carte in mano. con Pieno di terra, eh? Però fortunatamente il giocatore con Amulet di ieri non è riuscito a stare appresso ai nostri turni infiniti inventati da Matteo Menichetti o almeno, insomma, così me l'hai spacciato, no, in verità no, mi hai detto anzi addirittura che comunque ti eri ispirato, giusto? Però è un mazzo inedito, inedito così, se volete prendere ispirazione la lista come al solito è sempre in descrizione, la potete copiare, incollare e giocarla e che ne so, se c'è... Ci, se postiamo un 5-0 è figo, no Matteo? Ma speriamo. Ma <ride> magari <ride> molto contento. Esatto, esatto. Andiamo a giocare, andiamo a giocare, vediamo che cosa succede in questa seconda partita. Devo dire che mh, questa cosa che Fires resiste a Bloodmoon nel meta odierno modern potrebbe essere veramente la nostra arma in più, Matteo. Eh? Quindi preparati, perché se vinciamo da Bloodmoon con Fires of Invention che abbiamo anche pescato in mano. Però stavana dobbiamo un legame. Siamo on the due play, non ci ho fatto caso. Un the play. proprio borderline questo è borderline non peschiamo due lande di fila mamma mia da mon faccia eh, però capito te basta una landa perché c'è pure uro questa guarda questa mi rimetto a te ah no eh. io muovo lo rimetto a te <ride> caspita no 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 guarda io sono ospite io guarda proprio no, non mi permetto. mai non lo so mai. io ste mani le mull cioè non lo so cazzo è difficile è difficile questa questa No, non ho le competenze. Oh, sì, secondo me la mullico. Beh, sai cosa? è Che poi ieri abbiamo visto un mulligan dove c'erano tre mystic Santo, eccetera. Quindi effettivamente questo mazzo non mulliga benissimo. No, no, non benissimo. Devi no. vedere Brand 6 per mulligare bene. Vabbè, dai, no, vedere Brand 6. Un giro lo facciamo. Vabbè, vabbè questo vabbè. è meglio. Eh? Questo è molto questo meglio. meglio. Sì, sì, Kip sì, sì. via questo. Sì, sì, decisamente. E si parte sì, no, e si vola contro kazna GLHF e chissà cosa gioca lui. Un mazzo aggressivo, credo, perché Wooded Footills puzza di Bolt, capito? Sei Bolt? Eh, di solito. Sentite se senti noti che pu ah, puzza di dredge se no, Wooded Footills. O oh, di Utopia Sproll. Utopia Sproll, sì. Utopia Sproll, invece Utopia sprolla, vedi. E che facciamo? Proviamo a giocare intorno a Bloodmon? No, ci abbiamo fatto. Dobbiamo fare, che, noi... che ce frega? Che ce frega? Che ci importa? Sperando che non ce la fa subito, subito, così almeno un Gross Spiral lo possiamo lanciare. Almeno quello. eh No, noi faremo sicuramente Gross Spiral. Qui ci prenderemo Isola. Poi Mystic Santor entrerà contro, come montagna. Se lui fa Blood Moon subito, noi faremo fires. eh Che dobbiamo fare? Certo, non casteremo mai più uno dei nostri 4 Uro. Però tanto invece lui ha Vrenen Six quindi proprio Blood Moon. Eh, Chissà quando la farà bello. Sto matchup mi piace perché lui è super mid range. E ha tante mestizie, effettivamente. Cioè Piromanti, eccetera. Però, se noi andiamo per sbaglio in controllo, non esce, eh. Eh no, è difficile. Noi comunque questo turno dovremmo riuscire senza troppi problemi a fare Fires. Eh no, l'abbiamo fatto, fa... conta ah, lo fai, se sa mai che i giocatori giocano cose strane? Io ho so. Io non Ah, questo è tutto buono, però. Questo è buono, sì, dobbiamo pescare di buona terra. E... Ah, no, però non possiamo. Ok, no. Perché io adesso faccio Fires uro Giusto, oh, Teferino. Se tu no, faccio fai... Fires Teferino, vero? Ti, ti muore. Glossparrow lo rimettiamo in cima? Io dico di no. No, non penso. Non, non ne sento il bisogno. Anche perché lo andremo a. Secondo me ci serve la terra adesso. Perché dopo vogliamo fare. Esatto! Devi decidere se vuoi fare uro e quindi fare guadagno 3 prendo terra, oppure Teferino, rimbalzo. Però che rimbalzi? Ah, ok, uro, che... rimbalzo questo e muore di Fren. Ok, c'hai ragione. Mm, devi vedere. Eh, lo è lo è vero vedere. che lo rallentiamo tantissimo, eh. Eh, però secondo me po cioè, possiamo andare un po' cattivi. Ecco Un turno? Eh, no? eh, va bene, un altro turno. No, non va bene. Non va bene però, insomma, potrebbe essere peggio. La terra Cioè, se la... cosa è che se noi peschiamo qualunque terra tappata, noi facciamo teferi turno. Poi con sì, fetch un altro turno, quindi non mi sento proprio, proprio, cioè, quale magia di Magic incredibile oppo ci può fare per ucciderci? Vabbè, melma ci dà fastidio, ci leva uno al cimitero e poi Speriamo, niente. No, <ride> Speriamo non, cioè, Bloodmon non ci dà fastidio. Anche se abbiamo zero basiche, no? Cioè, lui la può fare, ma niente. E il Drago, no. Uh, come si chiama? Il Drago no, non fa nulla, Il proprio. Drago non fa proprio nulla. Quindi, boh. Noi dobbiamo vedere. In due, ter in, in due carte, dobbiamo vedere Terra. Questo è il Pokémon sicuro. Sperando anche che. Anche dappata si... poi, benissimo, tutto. Anche tappata ci piace. Lui ci fa. Okay. Ah, anche questo ci questo piace. Ci in realtà. Eh? Questo, questo ci piace, ci piace molto, okay. <ride> Torni, allora, ci cast piace. con files of invention e questo è un pezzo, e cast con files of invention. Qua puoi decidere perché se poi, poi forse Sai che la carta più pericolosa in questo momento forse è Scavenging? Magari ci può fermare qualche trick, qualche cosa. Giusto, cioè tanto rimbalzargli il resto non è che fa granché. Rimbalzata Scavenging, terra, terra, terra. Noi per ora abbiamo tre turni. ma dobbiamo cercare di farne di più di tre. Non è proprio facile. Lui ci va a levare tutto quello che è nel cimitero. Giustamente, ok, la terra l'abbiamo la pescata. Sicuro, è... Infatti, levi comunque Savor. Eh? No, vabbè, uguale, uguale, uguale. uguale in realtà Beh, è uguale si 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 e vabbè e questo è un pezzo Ma vediamo come si può andare avanti in questa partita fetch, fetch è buona faccio sotturni no, turni, so però adesso non li lancierei ancora, adesso fai fetch e passi cioè nel senso però, fai, fai, fai turno se no ripeschiamo turno e basta capito? Cerchiamo di pescare qualcos'altro, magari. Questo okay, dice no, questo. Ok, questo è il tuo Fai piano diabolico. Fai due turni. Ah, li posso due fare? Si sommano? Certo, Come no? Vai lanciare tutti, C hai tre turni adesso. Ok. Vai proprio agile. Quindi adesso... Quella è... la tieni là. Tu peschi qui. Esatto, peschi. E vediamo che peschiamo. Tu... Dai, un altro turno lo lanciamo. facciamo, Facciamo le ferine. Allora adesso dovremmo avere questo e un altro, ancora. Quindi altri due dopo questo, e... sì, non questo vuoi rimettere in cima nulla. Vabbè, io ti seguo. Io adesso, io l'avrei rimesso onestamente. Un altro no, Più... adesso lo puoi rimettere, eh, adesso, adesso per lo forza lo devo rimetto. cominciare, chiaramente. Ne hai un altro ancora di turno, eh? ne è ancora un altro. Eh, ho capito, ma in quello lì voglio pescare turno. Soprattutto perché posso utilizzare teferi. Sì, sì, adesso infatti la cosa buona è che posso prenderlo. Quale di è inutile, cioè è uguale. Cioè, teferi adesso può rimbalzare una cosa esatto. Forse l'elfetto. Metto ancora turno in cima e l'elfetto fraunin six, ti direi l'elfetto. Sì. Ok, adesso dovremmo avere altri due turni sì, Almeno Questo almeno, no? in cui peschiamo tutti. una merda di patto exile Ma dobbiamo fare più uno di Teferino E poi abbiamo un altro turno che è questo ed è l'ultimo che faremo E eh, purtroppo abbiamo pescato Fires Vabbè, Vabbè diciamo abbiamo fatto un po' di vantaggio sicuramente uh, Teferi è pronto quasi a Però non siamo riusciti a chiudere tra... ma Non è che siamo un combo proprio che chiude così Però insomma Teferi no, Però comprende con Brennan avevamo vinto, vedi quanto era importante. Brenna con Brennan avevamo vinto, ma pure sì. con, con Uro avevamo vinto. Cioè, sì, con, con, lui con Uro ci ha levato Uro. Uro. Di tutte le carte sì. che noi abbiamo pescato, non abbiamo pescato Uro, con Uro avevamo stravinto. Non vinto, sì, stravinto. Sì. sì, sì, sì. Cioè, allora attaccavamo 10 volte, che ne so, eh, sempre 6-6, sì, sì, uh. eh. non è proprio uno sciacquato paradossalmente Jace, Chandra tutte le carte che vinceranno la partita eh. esatto, Chandra giusto perché fa ultimate veloce ecco perché l'hai messa e non ce l'hai detto nel deck tech <ride> poi ti ammazza che fa 5 danni a spell capito sì. qui lui c'ha un verde per levarci una cosa, io gliela levo devo ah già non posso Fare mi impedisce di giocare carte mi sotto. impedisce, ce ne continuiamo purtroppo a pescare... R, vabbè. Pensate R. Pensate R. prenditi questa carta Lui comunque mi sa che non ha granché in mano per rifare esattamente no, le spelle no, che esattiva, Io sto file se lo faccio, è gratis. E mi tengo terra in non mano perso. e non, non faccio. Tra l'altro, noi non abbiamo neanche un trioma al cimitero quindi dovessimo pescare Rennen 6 Che intanto leva Arbor Elf, quindi sono contento di pescare. Oh, mi sa che ho sbagliato. Non ho fatto teferi più uno. Pippa no 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 l'hai fatto perché prima te l'ha mandato a me ah due. già cioè, già però... già me l'ha mandato ma, ma me l'ha pingato ok a posto se l'hai fatto prima te l'ha mandato a due qui arriva Elfa dalle trecce rosse il cui, la cui cascata viene ovviamente impedita mm. e però te fai sì. mm -mm. purtroppo eh, abbiamo sì. un po' sfigato perché veramente avevamo mille pescate non una mille pescate non una mille pescate eppure cioè, abbiamo pescato solo turni cioè se in quei turni lì, con tutti quei turni lì noi pescavamo una roba tipo appunto Chandra Jace cioè, eh, terra eh, terra. Tutte terra No, non siamo terra, ancora morti non siamo ancora morti ma sì. siamo vicini siamo vicini, però non siamo morti vabbè questo Anzi, è pure animato questo mo ce ne fa 3 e 4 7, volendo una 8 9, 10, 11, quindi cioè, noi abbiamo un turno vita per pescare Uro pescare Uro, eh Uro sarebbe buono, anche cara anche Jace. Eh. Ecco Jace che gli facciamo? Jace. Non lo so, però è sempre forte. Mio, ti piace anche tanto Jace, anche a me. Ehm, siamo uguali, non è che... Pensa che adesso sto giocando competitivamente, sto giocando sul Taiuro proprio per giocare tra Jace, quindi eh beh, bellissimo, ah. bellissimo. Ok, lui fa quest'altra, non ci uccide ancora. In che senso? Ci ci siamo ci molto vicini. Ci, ci, ci uccide in un no. turno lui ci uccide. Noi dobbiamo pescare eh, adesso no, No, ancora non siamo. Anche perché turni non ne possiamo pescare, perché abbiamo perfatti tipo tutti quelli abbiamo il mazzo. Quella melma, quella melma di secondo ci ha ucciso. E lui non aveva neanche granché. Eh. No. Cioè diciamo no, che abbiamo sfigato me. più di quanto ha sfigato lui, che effettivamente non, non è stato fortunato. Adesso con questa melma penso ci abbia definitivamente ucciso, perché anche pescare eh, Uro qui... Ah no, la possiamo fare Uro, assolutamente. Perché noi abbiamo la priorità e lui ci esilia tre carte. Ha zero carte in mano, quindi posso permettermi di fecciare. Perché non c'è sì. il bolt. Sicuramente il bolt. Ci manda due, quindi non possiamo fare questa Temple Garden. Gross Pyre al tanto per... Tanto per proprio sì. Perché tanto non pensa che abbiamo... Oh, sono turno, però... No. Non siamo morti ancora. <ride> vabbè, giusto per vedere dove va a finire il mazzo, eh, certo. Comunque non questa vi è l'ultima carta dei turni che abbiamo nel mazzo, quindi c'è... Mm. Veramente, non c'è top deck che ci sa oh, vabbè, però certo, porca puttana. Comunque, non abbiamo pescato una spell rilevante in tutta la partita, niente, non la farò vedere a neanche. Adesso quella. abbiamo pescato narset che poteva essere molto carina. Peccato, peccato, Narset avrebbe pescato patto exile che non serviva a niente Ok, che cosa, cioè a me mi sembra che siamo già molto midrange per giocare questa partita Ci serve Celestial Purge? Sì, patto exile noi è tantissimo Neanche a me Forse Narset mi piace ti piace un asset? Beh, gli impedisce al piromante di pescare. E In generale, cerca. Oh, lui ci mette tanto a ammazzarci, eh? Cioè, noi, sì, non ci ammazza No, tutto. è vero eh, che eh. noi li dobbiamo seccare, Melma. Quindi, comunque, i patti forse non mi piacciono. Non li possiamo Ne leviamo uno, e gli altri li teniamo per Melma. Leviamo un uro che secondo me comunque era forte. Lui con Fires interagisce malissimo. Secondo noi, quindi ce li teniamo tutti, così come tutti i place walker, tutti i turni. Leva un gros spiral non lo so vedi se vuoi mettere non so suprime quanto ti aspetti che magari possa essere forte la oratta mm. Sì, potremmo, potremmo mettere una oratta eh, diciamo quella è l'unica carta che vedo poi forse on, on the play magari a braid pure perché forse cabbia e Beh, forse anche on the draw fanno... al limite per risolvere una cosa che lui ci mette però on the play boh dovremmo essere noi che abbiamo l'iniziativa facciamo bren non lo so, forse sì, questa che... Narset la vuoi levare? Questo, forse Teferino non è bellissimo, sai? Dici, Teferino non è bellissimo. Beh, lui non gioca tanti instant Quindi una delle sue abilità è un po' così, il resto che rimbalza. Ne leviamo uno e ci teniamo questo setup un po' strano. E poi un Dedro, sì, rimettiamo le removal e al limite leviamo l'altro Teferino. Noi abbiamo la carta più forte del gioco in mano e la possiamo anche fare di secondo. Quindi. Sì, quindi teniamo, facciamo quello, Intunarset, che già mi piace per bloccare appunto le sue iniziative. Mi dirai che qui non abbiamo Fires, quindi una Blood Moon è un po' una rovina, eh? Potrebbe essere una rovina, ma a noi comunque. No, per carità, paura non ne ho, però una Blood Moon è rovinosa però se so. ha visto files forse è eh, che non lo so qualcuno lo leva qualcuno lo leva se vede fights beh però. è normale non è che cioè veramente files eh, ti, ti, ti permette di giocare contro Blood. questo poi il suo è un mazzo che gioca praticamente tutti tutte sorceri a velocità sorceri cioè, Fires è proprio una carta forte. Non so come abbiamo fatto, a perdere. Ecco, cioè... eh, l'hai visto come abbiamo fatto. Abbiamo pescato niente. <ride> eh sì, Infatti, abbiamo pescato solo i turni. Infatti, solo vedi che dule, lui vale. si premunisce è altro scienica. che Bloodmoon Lui mette quell'affare che è molto più forte di Bloodmoon ovviamente. Va bene, mi vado. Le isole base ce le ho tutte in mano. Già. Sì. Ok, allora. Buono, direi. Prendere... No, non prendere. Eh devo comunque fare Narset, eh. Quindi mi devo prendere un qualcosa. E lui ce l'ha esilia, giustamente. Mm, non l'avevo vista sta giocata. Mi sto troppo divertendo con questo mazzo non vedo le giocate perché se no facevo isola base che era molto meglio. Isola base, insomma, no, no. beh, ho perso 3, dai. vediamo noi cosa peschiamo. speriamo qualcosa di buono vabbè time warp è time warp è mi possibile. sembra ok soprattutto quando il buon Brennan 6. vabbè che c'è quella caspita di reliquia però insomma, tanto scarsa questa linea non è no no ma comunque cioè, anche se tu se lui ha reliquia e dovesse fare eh, ti dovesse spegnere il cimitero, comunque se riesci a fare l'ultimate è sempre fortissimo ecco Cosa, mi sembra una cosa brutta, un emblema, posso fare spell al cimitero all'infinito. Ecco, vediamo dove fa. Eh, forse mostro. fa quel bone crusher. Sì. vabbè, A bone bon crusher noi abbiamo soluzione, quindi non ci preoccupiamo. Anzi, addirittura facciamo fetch a terra, ma non abbiamo la base. Fetch questa. Patto Exile su sto coso, perdiamo due. Patto exile va al cimitero. Una volta che è andato al cimitero possiamo riprenderci la terra con Brennan Six, perché se lui adesso con reliquia del progenitus dice esilia. Io esilio patto exile, certo, triomo tappato va benissimo. Questo me lo riprendo. Terra, l'ho fatta. Go. Ho oh, 5 terre in mano, di cui però una terra importante, eh? Field of the Dead, ovviamente. Beh, sì, sì, sì molto. Quindi noi molto, facciamo molto, molto. comunque due land drop al prossimo turno e ultimate di vrened 6. Che comunque non mi sembra. Eh, dobbiamo non giocare non... contro quella cavolo di reliquia. Non è proprio comodo, eh. No, zero, zero comodità, proprio. Zero comodità il eh, divano guarda no. che continuiamo a pescare sì, le, le tutte, sì. solo Vabbè, dobbiamo così. per forza mettere qualcosa al cimitero tipo fetch perché così lui usa sta reliquia e non ci esilia eh, qui vedi io faccio questo e eh, lui vedi che sta attento io addirittura in questa situazione qui non devo riprendere scalding turn ti piace? Beh, tanto penso che te la esilia comunque se te la fai. E male. deve pagare uno e leva la reliquia, eh? Sì, sì. No, noi, lo scopo nostro adesso è forzargli quella, quella, quella giocata lì. Cioè eh, di riprendersi vabbè. sta caccia. Questo va bene così, spazio. eh? Così va benissimo, cioè. Noi in teoria siamo in ultimo e abbiamo anche le terre per farlo. Quindi, lui adesso deve spaccare quella reliquia in questo momento. Non Madonna, lo fa? però. Non è possibile, no. eh, lo deve fare per forza. Eh, lo fa in risposta all'emblema vediamo, allora, tu non lo facciamo perché non eh, siamo geni non lo facciamo, è eh, che possiamo non fare l'emblema ah non l'ha fatto, ma che E eh, allora matto, vabbè. Matto, ci prenderemo matto, un turno matto, 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 matto. scarto Scartofetch. tra l'altro mettiamo field of the dead eh, direi, sì, no? è eh. arrivato arriva il, arriva il momento lui continua a non fare esplodere il nostro cimitero? Mm, non benissimo adesso lo fa esplodere ma per forza, eh, follia! Cioè, nel senso, ma ci ha folle. fatto fare un turno gratis al di là, di lui non sa che cosa abbiamo in mano. Non può immaginare. Noi abbiamo quattro terre effettivamente. Però, ma cioè, buona, non niente. Esatto. Non, no, 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 non è questione di non saper leggere e scherze. La giocata giusta è. Io ti impedisco di fare quello che vedo in board. Poi. A lui ce n'è quello è successo so. questa qui, perché? Oh, che certe, bello. Le nostre pescate erano potenti poi, eh? Ma perché ha Ha messo in crisi? ha messo in crisi? Eh. Non ha capito cosa è successo. Eh. Va bene, allora quella braid al posto di Teferino l'avevamo detto lo mettiamo. E per il resto, per cercare di evitare un elfo. Per il resto, niente. No, niente, mi sembra che ci siamo lo stesso. Narset mi è piaciuta però. Eh. Secondo me questo matchup Narset può dire la sua. Se non ti ci mette troppo pressione alla fine, guarda, se non faceva quei due danni di gigante che ha tenuto eh, dentro prendeva un'altra cosa, certo, era un miracolo perché il boh, gigante non uccide nulla proprio, non uccide nulla, eh, però sai perché si gioca per contrastare come si chiama la creatura a due bianchi uno uno che protetta da tutti i colori dal rosso e dal nero. Ma cosa quella, Paul ma... Champion. Eh sì, no, dicevo, però contro di noi quello, eh, io il centro, no, cioè. no, no, contro di noi Lui la gioca nel suo mazzo e basta Vabbè, questa mano è reasonable, no? Non, eh, mi, non, mi non è il top, però sì Insomma, è una, una signora no, a mano no, se Non è, non è, è il rispetto. top, ci mancherebbe Però io già che gli esilio Brennan 6 Quando lo eh, fa, infatti, mi sembro contento infatti. Insomma, non è che sì, no, però, ci Abbiamo gas comunque L'unica a 4. 4, signori Oggi è il nostro giorno fortunato Secondo me l'abbiamo fatto tiltare totalmente. Ma non capisco, ma veramente perché ha concesso? cioè Ci aveva in pugno la partita lì. Esilia al cimitero, non ci fa fare turno, tre carte. Mulliga. Eh, Guarda, adesso girò una cosa, cosa una cosa che sembra stupida, però in realtà mi è successo perché io poi questo mazzo l'ho giocato fondamentalmente in varie build, varie shell, varie sì. cose al negozio. Sì. E ci sono delle partite che tu vinci perché l'avversario non sa assolutamente che cosa fare che non sa che no, sta no, no, è una eh, lo sai che io gioco quasi sempre ai tornei sia al tuo negozio che in generale anche tornei grossi cioè gioco sempre rogue gioco dei beh adesso la mano si è molto aggiustata perché proprio per questo motivo qua cioè io mi rendo assolutamente conto che è molto importante cercare di mettere in difficoltà l'avversario giocando dei mazzi che ah ma che gioca questo bocchi lo sa perché l'idea è quella no Ehm, però, certo, in questo caso qui era proprio evidente qual era la giocata sì. da fare, cioè nel senso, non... ma forse no. lui ha concesso perché non l'ha fatta. Si è accorto dopo e ha detto: ha tiltato. Non... Ah, ecco, questo è più probabile. Sai, ah, io devo prendere blu. Stavo prendendo blu blu bianco. Però l'unica non posso prendere. Quindi, o blu rosso, o blu, verde, verde ne ho. Prendo blu rosso, e facciamo la e carta forte. Adesso voglio proprio trovare Fires. Beh, sì, adesso sì. Perché se ora faccio Narset, trovo Fires e poi faccio Fires, mi sento molto forte. Lui tra l'altro per il mulligan ha fatto il mulligan più più forte della storia di Magic, probabilmente. <ride> Beh, Sì, no, gli ha detto... E lì Melma, uh, comodo, comodo, comodo. Lui il Cimitero non ce lo vuole far giocare, l'ha deciso, l'ha dichiarato eh, vabbè, e quella E quella Melma vive? Eh, vediamo, vediamo... Oddio, tu vorresti ammazzarla subito, no. però perché? Che fa? Infatti, là. te l'ho chiesto, te l'ho chiesto, te no, chi no, l'ho risposto. Narset, Narset tranquillo. Lui darà due botte o a Narset o a Vren e poi noi vediamo che cosa fa. Noi siamo sempre contenti se danno le botte ai nostri prese vuoti. Tra l'altro, Fren permette di uccidergli quella melma senza usare patto Exile. secondo me lui ha una carta in mano, adesso due. Insomma, deve fare veramente tanta, tanta roba. Per carità, pop, succede. Una concreta nazione di pescate incredibili Tutto ciò che gli serve Dopo tutto ciò che gli serve Però certo è complicato Intanto Vren gli fa vantaggio carte E fortunatamente la Celestial Purge ce l'abbiamo Sta lì apposta Quindi, Ora dobbiamo sperare Io forse preferisco in botte Vabbè niente non succede mai che ti mirano Vren No ma dai non avrebbe... Questo è un vantaggio carte in Modern che è troppo potente Allora Celestial Purge qui proprio ciao, poi mi tengo open di rosso e verde e gli levo quella melma ah vuoi fare doppia per togliere i melma? Sì. così aggressivissimo attenta piace, ci sta giocata, che sfiga c'ha mi tengo il patto style ah. per eh, momenti peggiori e via melma gli diamo terra non lo mandiamo avanti va bene va bene ci sta, cioè, ci sta. Ci sta. Ci sta. è una linea sicuramente di gioco Speriamo che lui abbia il classico drop a 5 in mano a non farà mai. <ride> Beh, dai, con Mulligan a 3 <ride> mi sento abbastanza sicuro, ma vediamo che succede. Ecco fatto. Tra l'altro adesso abbiamo Trioma e Wrennen 6, eh? questo è importante. Dobbiamo cercare Abbiamo di... uro, uro libero, uro libero. Eh, uro libero non giusto. ce l'abbiamo perché c'è quella melma, adesso morirà la melma, ma soprattutto perché c'è quella reliquia. Però speriamo che lui faccia qualcosa, insomma. Una spella, una strozzata, una qualsiasi cosa. Oppure niente, e me la collo lo stesso. Adesso dovremmo pescare Jace. Mm, <ride> sì, Jace <ride> potrebbe essere una, una giocata forte. che cioè, eh, se lui pesca Bloodmoon è più forte Bloodmoon sua del nostro Jace. Poi dobbiamo veramente eh. cercare Fires. Ok, mi piace terra. Sì, mi piace terra fetch prendo una terra qualu oh bravo questo io volevo che lui facesse prendo una terra base a sto punto sempre per blood o in generale pure per non farsi danni ho comunque tre isole ciclo e riprendo la terra che cicla che è molto meglio della fetch oh attenzione non riprendo invece proprio niente, niente. Vabbè, vabbè. di dead però, insomma. Fildo di dead che dopo trigger mi sembra ottima, no? Qui ho sbagliato a tappare bianco. Per tutti i giocatori all'ascolto che sono forti a giocare al gioco, ho sbagliato. <ride> no, noi. Sicuramente, non noi. Oh. Ma non ho mai, mai <ride> detto questo in, in nessun video. Diciamo che me la cavo, ecco, ma non di più. Ora, se pesco terra, faccio un casino, praticamente. E l'ho pescata. Quindi Field of the Dead, poi questa tappata, primo zombie. E vabbè, è inutile farla a turno mio, no? Sì, anche perché magari. Non magari Ketra Triomma può essere pure forte da cicare. Eh? Lo vediamo Esilia Uro. Ora si è ricordato che reliquia del progenito ha anche un'altra abilità. Eccola invece, Blood Moon ce l'aveva e come l'ha tenuta dentro e come ci leva il bianco e come. Oh, ma noi abbiamo Field of the Dead eh, che no, non serve. Oh, sì! oddio, oh, ma che ho fatto una cavolata! Non triggererà eh? invece, sì. E noi vinceremo no, con vedete. questi sei zombie o almeno la nostra speranza è vincere con questi sei zombie. E eh, eh, comunque, eh. due partite solo terre. Abbiamo Questa visto non è, ciclo. Non... Ma vorrei vedere fires per le varie niente, niente. No, noi non peschiamo solo terre vai tranquillo vai proprio a... secondo me il computo delle terre è giusto eh? non, non puoi scendere non sotto costa. i 26 non puoi proprio cioè ufficiale probabilmente c'è l'arresto se scendi sotto i 26 anche secondo me lui ci ammazza io potevo pure non farle ste terre però vabbè andiamo a attaccare lui che può pescare già che pesca il piromante è grave eh Ah, però non fa i blocchi sta a 3 che in teoria è morto, quindi ci deve avere una roba. Questo noi non lo possiamo fare perché non mi sono mai facciato la seconda isola. Colpa mia, vediamo se ha pescato il Lightning In bolt che lo salva, si sì. l'ha pescato visto. Eh, proprio lui. Però perde anche Vabbè, adesso. Però pensa se, se adesso fa treccia è veramente il giocatore più forte di Magic perché si salva e recupera la partita. Sempre se noi non peschiamo Fires Invention, eh? Comunque ricordiamo, ragazzi, che questo giocatore ha giocato mulligando a tre ed è arrivato fino a qui quindi. E noi invece? Vai, vai, andiamo 2-0. Andiamo a vedere comunque, ragazzi, vi ricordo come al solito. Piccolo spot pubblicitario come dicevano, <ride> um, piccolo, esatto, piccolo break pubblicitario: 15% di sconto su Mana Traders. Mana Traders è il sito che vi permette di affittare i deck per giocare questo meraviglioso client, meraviglioso, un po' per modo di dire, un po' veramente, perché ha i formati meravigliosi di Magic e Magic è soprattutto quello. Giocare a Magic i formati belli. Con il codice di Akira, avete il 15% di sconto se appunto vi iscrivete a uno dei loro abbonamenti, un servizio che vi permette di affittare le carte. Siamo tornati subito! <ride> come che dicono? Dopo le pubblicità, come dicono? tipo quando rientrano. E bentornati in studio, signori, bravo, da, bravo, bravo, da, bravo. da Akira e Manic Star, che stanno giocando questo fantastico mazzo, Fires of Invention in Modern, che è pazzo come un cavallo, ma se è la cava. Ma cavallo è vero. 2-0 2-0 però 2-0 che poi tra l'altro io <ride> retroscena quando Matteo mi ha fatto vedere questo vaso ho detto Matteo. <ride> Che Merda, ma questo mazzo qui non fa niente su MTGO, ti scoppiano subito perché no. sono tutti aggressivi, e cioè, E lui mi diceva: Ma no, ma di che? Ma guarda, che invece io l'ho testato, però lui non l'hai mai testato su MTGO, vero? Questa la prima no, volta. su MTGO mai, esatto. no, non me lo posso permettere. Ma visto che carteggioco è troppo ricco. Questo masso. vabbè, la banalità a mana trader, fa pure te, eh, con lo sconto a gira 15, dicevo. Quindi per cui gli ho detto: No, ma su MTGO di scoppiano, eccetera. E invece con un po' di Fortunella, soprattutto con gli oppo che mulligano a 3 vabbè, che qui insomma io effettivamente un po' d'errore l'ho fatti. Perché se avessi preso la seconda Basica blu in una delle mille fecciate che abbiamo fatto, comunque avevo pure i turni in più eh, e così via. Diciamo che probabilmente un mulligano a sette con sta mano che, cioè con, con tutte le terre che abbiamo pescato, non. C'è un mulligato a 7, una sua mano a 7 non la tenevamo, Matte, non lo so. Però No, abbiamo, è... abbiamo mulligato comunque a 6 anche questa e quella prima pure dove l'avversario ha un po' sfiato, comunque abbiamo mulligato a 5, quindi abbiamo sempre un po' bilanciato la sfiga dell'avversario. Ecco. Mm, giusto, Già, non mi ricordavo. Vabbè, eh, oddio, questa abbiamo mulligato a 6? Sì, sì, abbiamo mulligato a 6 e abbiamo tenuto una mano meglio di quell'altra, mi sembra. Sì, 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 okay. perché abbiamo detto mullighiamo e l'altra ha fatto a 3. <ride> che è stato terrificante, mi pare, eh? poi boh, so, ma non ricordo. Mi... Forse non mi in verità abbiamo tenuto a 7 perché c'era quella Celestial Purge. Perché tu hai detto, ma non un po' così, però c'è Celestial Purge. Eh, abbiamo tenuto, ah, ok. Sì. Qui sì. abbiamo sì, tutto quello che volevamo, no? Tutto, manca Faxt, per il c'è tutto. Quindi va bene così, Dio, forse un po' troppe terre, però vabbè, mm, no. non è che se vuoi veramente tutto dalla vita, eh. Comunque, in into. Uh, come si dice Fetch che fa Brennan Six? Mi sembra già uno start importante. Vediamo se lui è monored Perché eh, oddio. Se è monored Noi abbiamo comunque questa spella che tanto scema. Non è, però non siamo mai riuscito a farla. Eh, io la, mai... la, la basica bianca la giocherei. Eh? Comunque fossi in lui mullica. L'algoritmo la, no, ha deciso che vogliono. Beh, sì. La 5, la 5. ma l'algoritmo ha deciso che vuole la lista pubblicata perché è una lista pazza perché gioca per invention in Modern e poi tutti a copiarla poi video di lui Scott Vargas <ride> ma ho visto quei due ragazzotti bellissimi tutti e due con la barba che hanno fatto 5-0 con fantastico sì. poi Vargas fa 0-5 e ci insulta <ride> No, secondo me Vargas vince anche con questo mazzo. Beh, sicuramente no? lo tweak bene, sai. Eh... Tanto lui okay. comunque potrebbe essere un omnat deck. Il che, insomma, almeno sarebbe bello confrontarsi con, come si dice, sì. il tier zero del formato, no? Anche sì, diciamo, se lui pensa... è il bel passaggio delle force of negation, mi sa. Eh, sì. Comunque ovviamente. su Twitter, in molti stanno gridando al fatto che Hammer Time, il nuovo mazzo che gioca Ornitotter, ah. Memnito, eccetera, eh. sia il tier 0 del formato Modern. Cioè il mazzo più forte di Modern è quello. Che mi sembra un po' come si dice? Un'affermazione eh. forte. Ecco, diciamo così: è molto, forte, molto, forte. Forte. molto forte, però, se, se lo dicono, magari hanno ragione. Beh, ho letto qualche pro che appunto diceva che quel mazzo è veramente. Eh, dice uno che diceva: Se mulligato bene, questo mazzo è più forte di Infect. E quando Infect era al top, era il mazzo più forte di Modern. Quindi, boh. Cioè, non... Comunque, sì, è un Omnat Deck. Palesemente, no, invece no. No, invece, invece, Bunt. invece no, invece no. Bant. Oddio, non so se sono più contento. Sword of Fist and Famine, ce l'accogliamo. Però insomma. Allora andiamo a fare la nostra giocata proprio eh, scolastica. La definirei anche se io il trioma me lo tengo in mano, vero? Sì, 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 sì non serve. Adesso non c'è necessità. Cioè, no, dico. Giocarlo, secondo me. Meglio ciclarlo. Abbiamo una serie di turni, i prossimi turni. Eh. Sì, una serie di turni, prossimi turni. Che con il se ci fosse uno in campo, eh, purtroppo abbiamo fecciato poco, tra virgolette, cioè nel senso abbiamo fecciato tanto, ma abbiamo Rennen 6 che ci riprende le fetch, sì, Noi non facciamo mai la classica partenza che è Grosspiral. Noi facciamo sempre il fortissimo per carità. Vrenan 6, però Grosspiral a noi non ci interessa, vabbè, facciamo... però non lo so, secondo me Grosspiral. Non so, addirittura posso dire una frase forte dicendo che non è una cartata modern. Mm, però questa si sì questa, questa, sì. questa no, ma sì. Ok, io ci provo. Vediamo un po' che c'hai. Ci puoi provare. Eh sì, dai. Perché lui gioca Spellqueller che non mangia Time Warp. Così, per dirne una. Io forse qui avrei fatto infatti Time Warp, però vediamo. Se risolve. Ah, cioè, C'hai avuto troppo ragione. Ma sai, il punto è se lui deve mangiarsi questo, non può fare la spada. E questo, in fondo, non è male. E lui si mangerà proprio questo. Eh, certo, questo. chiaramente fare comunque quella non è che sono contento, eh. Invece fa Remarque, no, ma... che ah, avrebbe preso, preso esattamente allo stesso modo anche Time Warp. Però, e ripeto, vuol dire Non che fa spada. Non fa spada qui prendiamo il triomaggi sì, e riprendiamo questa in mano. Non fa spada, non ha menato. C'è un nuovo turno di Magic. Noi abbiamo sette carte. Il giorno che entra Fires e faccio turno, poi ciclo trioma un po' di volte, quindi insomma. Non ha per o almeno non ce l'aveva fin non ce l'aveva prima, ha pescato due, eh? ha pescato uno di Remand e uno suo. Non attacca, quindi Immagino che lui voglia comunque fare flashare la spada. la spada. Quindi, io ripeterei la stessa giocata di prima. E beh, sì. o, se vuoi fare il turno, dimmi. Cioè, non, io sono aperto adesso è solo Spell Queller in realtà la differenza, però eh, è vero che fare files è molto più forte. Noi non abbiamo comunque questa pressione. Quindi, non lo so, penso. possiamo provare il turno. Effettivamente. La differenza di spell Queller mm -hmm. è rilevante è rilevante. C'hai una carta in meno che te la può fermare. No, sono d'accordo con te perché siamo veramente vicini all'ultimate. Una carta in meno che me lo può fermare. Sono contento di accollarmela. Perché qui se non fa... Perché se lui pensava di fare spelcare il prima e ha fatto remand, adesso ci rimane di sasso, Dice, oh mio dio, non posso... Invece fa forza of forza eh, è Pensa... negation. Eh, va bene. Ah, ce l'avrebbe eh, fatta comunque. Ce l'avrebbe fatta comunque. Infatti. Però noi comunque di Time Warp ne abbiamo un altro. Firez, se ce lo esiliava, ce l'avamo zero. Esatto e eh, vale. adesso va attaccato 6, eh? eh? beh, per forza, per forza ah però adesso c'ha la spada giusto perché grazie a Force of Negation si è potuto permettere la spada sì, sì. però che non triggera se attacca Fren. quindi insomma mm. noi che scartiamo Scalding Tarn penso o Floated Strand no non scarti niente se attacca Brenna non scarti niente no no ha attaccato noi Vabbè, ma ah. dai, attaccava noi sicuramente eh ma io scusa faccio ultimate adesso di Ren? Eh? Sì. Ok, beh, me la accollo l'ultimate di Ren, no? Visto sì. che ho un altro Ren, si, sì, me la accollo anche io. Sì, 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 sì. Allora, ora con queste due non può fare. Queller, vado? No, quindi puoi accollarti Files. Si, sì. allora, se lui non ha Counter, in realtà abbiamo vinto. Per tirare. si, sì, se lui non ha Counter, abbiamo vinto. Invece manda. O forse a Manalick, sai? Ah, no. Prae. Ah, te prae, te prae, Vabbè, vabbè. Allora, ti puoi Eh ci se di Senti, se faccio Vren e sparo qui, non c'ha sfiga, Però no? Portelo però te lo ammazza e non vuoi che ce lo ammazza non... che tu vuoi riprendere un sacco di terre dal cimitero. Però è vero che noi comunque abbiamo 4 terre in mano, cioè il turno lo facciamo 100 volte. Quattro volte lo facciamo. Se riusciamo a mettere uno, e non so che dirti. Complicato sta spot. Se vuoi, posso fare Vren più uno, va a 4. E lui per stappare deve comunque venire addosso e via. No, Vren più uno è regalata. Te la ammazza gratis proprio. No, se, non però, però non stappa niente, eh. Eh sì, appunto, però... Boh, vabbè, tu hai fatto vantaggio con la terra. Non lo so, non mi fa non, non, mi, diciamo, non mi fa impazzire come giocata, però. E allora, Bren-1. Facciamo Bren-1. Comunque te la devo uccidere. Comunque te la devo uccidere. Quindi sì, preferisco fare Bren-1, decisamente. Se proprio dobbiamo cara. È giusto, Bren. è giusto, è giusto. Tra le due non c'è gara. Adesso noi dobbiamo cercare di fare quell'uro Che non sarebbe male. Qui addirittura possiamo scartare Time Warp. Puoi scartare Time Warp? Sì. Eh, è meglio messa. che scarta a terra, credo, no? Penso sia la stessa cosa, quindi. Sì, è sì, la stessa cosa. No, è meglio perché lo mettiamo al cimite. No, non è meglio. Lui tappa tutto, prende un mana bianco e lo stapperà. Con questo mana fare... ci fa? Il nulla. Niente, credo, a posto, no? La Adesso prenderla. noi possiamo pure far scappare il buon uro. Ma vabbè, non, non è il caso, ripescare il time warp non ha senso. Noi lo possiamo tranquillamente fare. Frenen Six è rimasto a 2, e Speriamo che non abbia Counter Matt Che ti devo dire? Time Warp. Ah, ma abbia quella che siglia. Aspetta, mi scusa, eh. Ah già, deve avere un'altra Force of Negation eh, sarebbe un problema eh, però o oh, a Forza Negation quelle. Lui ha un sacco di carte brutte per noi perché esiliano quasi tutte. Eh Le gioca, che devo fare? eh no, infatti niente le gioca noi gliele facciamo in caso gliele facciamo giocare. che palle eh, counter però non è quello che esilia mm. almeno no no infatti infatti quelle counter lì noi le battiamo perché oddio forse qui mi dovevo anziché ammazzargli quello mi dovevo riprendere una terra cominciare a mettere delle terre in mano potevi fare magari tipo ciclo trioma riprendo trioma Ecco, questo, questa è una di quelle giocate che mi ricorda proprio gli anni di Magic, quelli belli. Facendo mm, 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 <ride> mm, Mistica, attacco, scarti, stappo, faccio Jace. Mm, mm, mm. Questa è una bella giocata. Sì, ha fatto ovviamente ehm, Brainstorm. Vuole stappare, quindi ci attacca. Ah, questo era. Certo. Sicuro. Il Ma noi possiamo fare... Dobbiamo pescare bene. Che possiamo fare mm. due spell in un turno, vero? Ce la facciamo. Quante cinque... no. sì. mana abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5. No, abbiamo 9 mana. Si, se peschiamo, ok. adesso non più. Eh, okay. ah, sì, in realtà, se prendi fetch, c'hai comunque 9 mana. Sì, sì. Quindi tu puoi fare. Puoi fare. Time Warp Vedere che te lo counterà te lo counterà sicuro E poi fare Uro Sperando che non counteri tutto Ok, criptico E questo era Scontatissimo E noi facciamo Uro E Vediamo di pescare qualcosa. Il problema di Uro, purtroppo, chiaramente, eh. è che insomma, non. Con la spada, non è sì, ma c'è pure il Jace, insomma, lo gestisce abbastanza bene lui. No, la nostra forza è che le sue counter sulle nostre spell non sono così forti perché noi con una terra a regaliamo quindi infatti mi tengo terra in mano e non la calo lui adesso qui mi farà scartare quel patto exile che in verità caspita forse È non lo forte. scarto infatti non lo scarto, scarto terra perché tanto la riprendo con vren e patto exile lì le ho l'unica creatura che ci sta rovinando lui può eh, sì, decidere sì, sì, in verità sì. di fare meno 1 su uro poi cioè, eh, il punto è che una Forza Funication l'ha già fatta. Ma raga, ha, ha fatto Forza Funication, Remand, Deprive, Archmade Charm e Cryptic Command. Per ora ha fatto Deprive. Sì, il no, eh, mazzo è forte, quasi tutte le carte pescano, cantrippano molto È bellissimo, è bellissimo il mazzo è molto bello. Ne parlavamo sul Discord insieme a Lorenzo. Eccolo qua, lui si rimette in cima una Counter. Deprive, perché così tra l'altro va in loop lui con Mystic Sanctuary. Ora deve solo pescarlo quel Deprive. Però pure è vero che se noi mh, avessimo lui ci fa scartare. Eh, che scartiamo nostro... qua? Eh, me, credo che dobbiamo provare. Aspetta, che fa qualcosa lui. Prende 100 non mana. So. perché deve fare qualcosa, non credo, faccio nulla. E secondo me il patto exile è importante. Riusciamo a risolverlo. Sì, sì, proviamo a risolvere il patto exile ha 5 mana che deve fare instant ha ah, patto exile sul nostro uro vabbè quindi a noi ci da 10 mana mannaggia era meglio tenersi la terra ah, ci renne, Eh, ci abbiamo renne ci per la terra? no, se ti mi tengo la terra faccio due volte time warp perché ho 10 ah, certo. mana il che sì, vuol dire sì, che sì. poi vinco sì. oh, certo. però questo... Il non è typhoon è molto, molto 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 forte ci abbiamo mana per fare tutti e due? eh. Eh, no, sì, no, se faccio questo, sì. Eh, però non ah, puoi però fare niente. Se... Eh. No, ah, qua devi decidere se ti vuoi far counterare il time warp o se vuoi ammazzargli. Però ammazzargli quella cosa, in realtà è niente. Perché sposta inutile, la spada. inutile una Se si, se no, adesso sposta semplicemente la spada. Noi prendiamo un altro counter. The drive, e lo sapevamo si è ripreso le... però guarda questo spot questo esatto spot è l'unico spot in cui noi possiamo vincere se lui come prima si tappa prima di farci danno non pensando che abbiamo sia Shark Typhoon che patto exile per evitare che questo succeda potremmo vincere la partita addio adesso si ripiazza di, di nuovo The in cima so. noi, noi abbiamo una cosa che è incounterabile eh, che è questo il punto è che lui si deve tappare il mana solo che cioè, finora se l'è tappato ma magari in questa occasione qui insomma lo tappa eh, che dobbiamo fare eh, noi una volta se lui adesso si tappa per fare batters col ecco per fare questa per fare l'altra spada non so qualunque cosa lui voglia fare eh, lui la partita la perde eh, perché io faccio shard typhoon blocco anzi prima provo a fare patto exile patto exile ovviamente verrà counterato credo però se fai Shark Typhoon blocchi ti muore Shark Typhoon. E eh, eh, ho capito, ma lui non stappa. Ah, ok. L'importante è che lui non scappa. Non stappi, mate, Perché se io faccio Time Warp, io vinco. <ride> cioè, io faccio turni infiniti. Eh. Giusto, giusto, è vero. qui posso vero. pure seccargli questo con Shark Typhoon. Che secondo me va bene come giocata. Per provare a pescare Teferino un altro plan Si, Sì, ci ha detto. C'è lui, però effettivamente. Eh, ho capito. Cioè, amen. Sì, infatti non ha fatto nulla. Non te l'ha cantato perché lo oh. sa che se, se risolvi il turno. Ecco. Eh, terra è buona. Noi dobbiamo fare due turni in un turno. Lì abbiamo possibilità di vincere. Esatto. Noi abbiamo 10 mani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi Uff. potremmo fare. Abbiamo pure pescato Jace. Eh? Sì. Eh. Che se risolvi un turno, abbiamo vinto. Eh, se risolvi un turno, sì. ne devi risolvere uno. Dobbiamo sparare una force of negation. Maledizione, gli tiro il portatile. <ride> il mio è un fisso. Però. Vabbè, qui lui deve fare deprive. Deve fare deprive, ok, e noi ci riproviamo. Tra l'altro, scartando Field of the Dead, cioè una giocata proprio pazza come tutto il mazzo, e lui. Eh, certo. E tutto questo perché, ragazzi, voglio solo farvi notare una cosa: se lui attaccava una volta Vren anziché essere molto gridi esatto. stappare, eccetera, noi non facevamo ultimate. Quindi... No, 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 è vero. Va bene. A Braid, credo che sia tipo l'unica. Carta insieme ai due velo vale summer che vogliamo o forse Narset, eh, so, Narset Narset è molto forte. Lui cantrippa quasi tutto. Ah già, giusto ferma Jace. Ok, Narset a Braid. Doppio Velo vale 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 Summer ferma, li vogliamo. Certo, ferma Codl, Ferma un sacco di carte. Ok, un, di carte. un uro lo possiamo levare. Un Grospide lo possiamo levare. Perché essere veloci non ha senso. Questi affari. Lui l'ha visto Fires? Sì, Leviamo un Fires, Fires, Fires. l'ha visto. Infatti, questo è il matchup in cui puoi decidere di tagliarlo un po'. Levo un Fires se levo uno di questi. Boh, eh, mi e... lascia molto questa carta, però. Quella è, è cioè, cioè, hai visto che non ti servono 10 turni? per Sì, 10, infatti, cioè, basta che servono... ne fai due. Basta effettivamente ne fai due. Quindi, in realtà, li puoi anche tagliare. E infatti, poi è la build finale di tutto. Ero arrivato praticamente a un turno. Però poi questa è più divertente. Quell'altra è. Beh, questo è proprio un co. Cioè, questa c'hai l'occasione di vincere di combo. Cioè, nel senso, noi sì, qui si sì, sì. di combo. Al di là è del fatto con... che cioè, tu non hai modi, tu dovresti trovare un modo di mettere in questo mazzo. Magari lo chiediamo a tutti quelli che ci stanno guardando. Ragazzi, trovate un modo per riprendere le terre in mano. Perché tu non ce l'hai una chiusura solo di Mystic Sanctuary. Cioè, senza ultimate di Frenno, non chiudi. No, 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 il problema è che con Fire se non puoi fare Deprivo critico quelle giocate lì. Capito? No, infatti serve una cosa che... Non lo so, fa riprendere... Eh... No, magari c'è, carino, magari c'è, non lo so. Che c'è? Che riprendere forte. in mano una terra... Aspetta, Meloku! Come si chiama? Eh sì, Meloku, un mana riprende in mano un'isola. Eh, Mystic è un'isola? Mystic è un'isola, se no non si prendeva un floodstrand. Ah, interessante, me, la, oh, me sì. la vedo. Me la vedo questa. Tanto monocopia. Monocopia, monocopia. Eh, perché... me, la me la studio, me la studio, me la studio. Tanto mi piace sperimentare con questo mazzo, ho sperimentato tantissimo. Quindi... All'inizio era due colori, fai conto. All'inizio era due colori, verde e blu e basta. Era no? era blu rosso. Ah. Blu rosso. Ah, noi abbiamo due Friends X quindi ne possiamo tranquillamente tirargliene uno sul suo counter. però ho sbagliato terra perché io intanto chiacchiero e guardo te, e quanto sei bello. <ride> perché così non, non riprendo feccia in mano. È eh. un peccato. No, no fa bene se, se sbagli poi alla fine della partita, poi dire che non è colpa del mazzo. Sì, diciamo, no, ma è noi che abbiamo bottom, sbagliato. Comunque, pensa un po': avendoci un altro Friends X, mi posso permettere di fare bottom quello affare. lui non ha una ah. bella mano una mano un po' clunky perché è andato a fare st'affare noi qui uh, 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 eh, questa, questa lui questa. potrebbe fare jace back effettivamente fargli questa e risolverla sarebbe proprio win eh eh sì questa è cattivissima perché arriva arrivata nel momento in cui ti fa pensare che forse la dovresti mm. fare c'è provo? tanto se c'è counter te la tira anche su brem quindi sì, diciamo che Narset sfugge al counter che ci ha fatto prima, cioè Edergast. Edergast, esatto, sì, sì, sì. Se per sbaglio entra e lui poi c'aveva Jace, ridiamo, invece no, non entra. E ah, invece, e invece, visto? e invece è entrata. Tra l'altro, poi si permetterà, insomma, qui un in fatto exile. Ce l'avevamo già ma va bene. Dico poi Narset adesso va a 2, quindi credo che non la useremo, però possiamo fare Brandon no. 6 per uccidergli quel Kotl. Sicuramente lo faremo. Eh, questo sì. blocca Jace, blocca troppe cose per perderla. Vabbè, eh, proviamo. Rosso, verde. Oddio, no! No! Perché dobbiamo giocare così? Ciao Typhoon Anche? sharp taifun dov'è che è brutto se lui ne fa un altro no non è brutto mai io dico di fare sharp taifun però devi fare terra tanto ora vuoi fare faccio questa tappata ah dici oh, ma ah, caspita è un po tardi <ride> che se la facevi tappata facevo da the due touch. tanto questo c'ha a ah non ha eh, no touch. non ce l'ha eh, capito per quello però eh, è, è molto facile che ce l'abbia breve eh. Però intanto sì, infatti vedi ce l'avrebbe avuto? Sì, sì, Gli L'ho certo. fatto comunque perdere il turno perché lui voleva fare un counter che non ha fatto. Secondo me è il terrore di Bloodmoon perché effettivamente. Eh, io l'ho giocato per un periodo addirittura di, dirò, di side. Design. Ah sì, giocai Blood Moon Design, hai già giocando eh sì, Fight. Eh, e Blood no, molti non lo vedono arrivare ed eh è, è terrificante chiaro. perché ti mandi sulla luna proprio. Perché c'hai 2000 colori e poi fai Blood Moon, la gente dice, oh, ma questo è matto. Eh sì, sono matto. Eh sì, sono matto. Son matto esatto. manca. Ok, qui noi possiamo fare niente, io qui tipo non faccio niente perché faccio Vren me lo counter, io voglio fare due spell in un turno, fare Vren Jason al turno dopo, ok? Va bene, eh, va bene sì, 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 ci può stare, però vedi se, se c'è una di Raugrin, sto turno ciclavo, era figo. Ciclavo, effettivamente, sì. Sì, sì, le, le, eh, vabbè, non è facile, però lo capisco un po', che lo giochi, il mazzo, io eh. gioco tantissimo. Le, le cicloland, a parte il primo turno, quasi sempre le cicleremo sono molto forti da ciclare soprattutto perché hai Bren 6 sono pescate proprio gratis incounterabili poi insomma fanno un sacco di roba uh, 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 uh. E... allora io provo Jace qua eh. anziché prova Bren no? si sì, vabbè poi non so io. oddio potevamo stai... pure giocare a Veil of Summer piombo Ah, pot avresti potuto effettivamente. Era eh? Una giocata migliore a dirtela tutta. Perché così lui doveva decidere lì che cosa fare. E noi ci regolavamo. Invece Vabbè, così ci può fatto... avere doppio counter. Però certo doppio counter è tosta, eh. Eh, noi comunque lo faremo, ve lo sanno. Eh beh, per ragazzi, forza eh. pescamo, quindi insomma. Se qua c'ha il doppio counter. Eh, c'ha doppio il counter. counter. Counter, noi comunque abbiamo ancora un arset a terra. Abbiamo una mano ricca di roba. Qualcosa facciamo, però lui ancora non, non ci fa vedere cosa vuole fare. Eccola, aria Critico sarebbe un bel remando. Eh, remando sarebbe bello, ma invece c'ha counter. E invece c'è proprio counter. E eh, vabbè, è successo. The Brave? Sì, cioè, the, the Brave è il grande santuario. Non so perché ho facciato il turno sbagliato, vabbè. Ok, lui stappa con 5 carte di Cuneo e Santuario, Santuario rimette in cima Deprive, adesso può fare il suo Jace, che è grave, che è cosa gravissima infatti, noi possiamo fare la nostra Narset, la nostra Narset verrà counterata e dobbiamo poi fare Brandon 6, vabbè, proviamo a fare prima Brandon 6, verrà counterato Brandon 6 ovviamente, perché lui, no, se noi facciamo Marset lui perde, quindi cioè, deve per forza counterare Brandon 6. Cioè, scusa, deve per forza controllare Narset, Un ah, Narset, certo. Però sì, sì, sì. allora, pure per nel 6, insomma, non è una brutta carta. Noi... Faccio Narset, boh. Allora tu puoi fare Narset il turno dopo coperta da Velo vale Summer. decidi? esatto. Bravo, bravo, Matte, bravo giocatore, Matte, non come me. Aspetta, <ride> aspetta, aspetta, no. Aspetto. no, tutta la vita, cioè tutta la vita perché. Comunque lui qui gli regalava un deprive gratis con Mystic Santuario a terra e Jace. Cioè, non ha proprio senso, capisci che non ha senso almeno. Eh, caspita, ha fatto field of ruin, Mazzao. <ride> cioè se io voglio rimettere in cima velo vale summer, ci provo ovviamente adesso. E lui fa Field of Ruin, vabbè. Cioè, beh, noi ci proviamo, magari lui ah, beh, Ci proviamo che è scemo. Adesso mi sembra un giocatore molto forte. Tra l'altro, il nome lo conosco. Ah, invece è successo. No, Hai ah, visto? è successo, no, è. successo. <ride> è successo. <ride> Ma Magari ha 12 counter Sì esatto comunque uh, Blu rosso Provo a fare Narset Noi comunque qualche spell La dobbiamo fare Poi se lui ce l'ha tutte Ce l'ha tutte, eh, che... tutte Ce l'ha tutte Ce l'ha tutte Debra Ah no Remand remando Remand, eh, te lo accolli? Sì eh, Certo Remand Ma mm. ah, colla Rifaccio eh, Blu Blu In colore Devo tenere open bianco Vabbè Qui c'ha The Brave, lo sappiamo benissimo. Ah, qui c'ha anche manalick Lui ce l'ha tutte e c'ha anche The Brave. Anche secondo me gliele fai fare tutte, no? Facciamo però The Brave se, se lo riprende. Ma eh, tanto io. se lo riprendo uguale, cioè non è che. Madonna, eh, vabbè, però forse sì, forse non lo dobbiamo fare qua. Dobbiamo far risolvere questo manalick Lick. Veramente 100 counter. Ci sta, le gioca tantissimo. Gioca pure Force of Negation. Gioca tante, 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 Ma io forse ti dico. Cioè, è veramente una partita che non credo andremo a vincere, sai? Con Jess a terra e noi non abbiamo vantaggio. Carte forse concederei. Dici, però non c'è pressione su Vren so, non c'è pressione sul board. Aspettiamo che Vrenna effettivamente ulti. No, io più che altro perché ho un piccolo problema di tempo, ma dovremmo farcela. Prossimi 20 minuti tanto noi adesso il nostro piano è molto semplice. Ultimo, cioè più, più uno di Ven passo, più uno di Renne passo vediamo eh sì. cosa succede nella situazione. Di prima. Se lui non pressa Ren, noi comunque ripetendo le spell dal cimitero A un certo punto le sue canter finiscono le nostre spell. No, certo, se lui rifaccia sempre deprive, ora fa uno. Ecco questo questo lo gestiamo lo gestiamo abbiamo doppio fatto exile mo li abbiamo fatto io perché ho sbagliato a palma. Ah, no, non lo fa neanche che sennò avremmo risolto noi qualche mestizia che poi tra l'altro eh, sai che oh. c'è lui deve counterare questo che sennò... eh sì, eh sì secondo me cioè lui deve counterare, deve counterare qua No, non lo so, credo che debba counterare. Vediamo che succede. Se no ci fa fare un turno in più e noi facciamo Velociraptor. Vale summer lo no, counter. Sì, sì, sì. Quindi io la giocata che mi hai detto tu prima, onestamente, me la accollo. Mystic Santuary che prende Veil vale Summer. E provi a fare Time Warp certo. adesso. provo a fare questo. Devo tenermi open il bianco. Sì. Sì. Eventuale bianco. Siamo sempre in quella situazione dove risolviamo un time warp e eh certo. siamo molto avanti. Vediamo un po'. Ha allora, un altro counter. Questa volta c'è un counter che esilia, cioè Force of Negation. Cotla cercando il counter. No. No, counter no, direi. Però non esilia, quindi noi stiamo Beh, sempre lì. Eh, vai. Eh, però lui non ci mette nessuna pressione. Io, non, non, sinceramente, mi sento buono. Nonostante un Jace attivo, mi sento buono. Detto questa cosa faccio... Ecco, eh, com come la sua, cioè nel senso come la nostra, tra virgolette, counter infiniti anziché turni infiniti, però vabbè. Però Brandon Six non si canta la morte a terra, non lui deve fare Uro. Vabbè, Uro sulla pescata si mangia patto exile. Quindi comunque Brandon Six sta ancora lì, perché per ora lui di minaccia, questa ci ha fatto vedere. Tiè. Sì, non ha, visto, non ha visto fortunatamente né stoffa no? niente, perché Cotl qui si portava a casa la partita facile. Invece, per N6 può andare a 7, minacciarlo veramente seriamente di ultimate. Lui, tra l'altro, ha pochissimo tempo, Cioè, nel senso, qui il problema solo, è solo. 9 minuti lui. Eh, 9 eh, minuti eh, sì. sul clock, non sono tantissimi. Ogni giocata ci sta pensando molto. il Giocatore è assolutamente molto bravo, eh? non è che voglia dire niente. Qui decide addirittura di counterare perché sa che manca poco, tra virgolette. Ci rompe prima una terra? Sì, che penso sa. che ci rompa una terra perché non vuole che peschiamo il Velo of Summer. E poi fa deprive. Vediamo se è vera la mia pensata. Può essere. Eh, ci sta pensando tanto, non è facile. Se, secondo me, se aveva Criptico lo faceva, che ti faceva Criptico e rimbalzo, eh, rimbalzo Fren. Uh, counter o rimbalzo Fren era la giocata lì veramente concedo. Invece, mi sa che così è difficile perché lui è veramente l'unica giocata che c'ha. Forse in questo momento è. Non ti faccio prendere Velo Summer perché ha il terrore che abbiamo una Vedi, ha fatto risolvere. C'ha cioè il terrore che risolviamo un turno. Eh sì. Beh, cioè, è, è giusto che lui abbia il terrore. eh perché, sì, sì, la, perde, uh, la, perde, la perde. Se risolviamo un turno la perde. Tra l'altro penso che non ha preso neanche. No, non ha preso terra. Perché lui ci aveva messo sopra The Prive e ancora non aveva fatto nulla. E per no, questo la non la ci preda. poteva spaccare terra. Tra l'altro. Sì, sì, sì. Ha pescato terra. Ha pescato. Cioè, ha pescato adesso, scusa 3. Quindi The Prive ce l'ha di nuovo in mano. Vabbè, oh, un altro oh. 4Xile in caso avesse qualcosa con cui attaccare Frenen Six, mm. ma solo mana blu, quindi. Non può fare adesso Kotl, che per noi è buono. Prendiamo Velo vale Summer, prendo una terra, a fine turno metterò in cima il turno e... Oh, eh, chi si è visto si è visto, no? Ci proviamo col, con... In teoria, in teoria, in teoria. Beh, abbiamo Incounterabile più Vren che fa Ulti, vediamo. Lui Ci però si mette in cima un altro Counter l'esattezza ader che però ferma solo veloce. Summer, ok. Eh, non è basta 10 quanto, quanto basta, basta esatto. Sì. Tu? Casca tutto qua, attenzione. a eh, partite fighe comunque. Partite molto male. belle, queste sono state una serie di partite davvero molto molto belle. Video che cioè, dura a me non dura sì. 10 secondi una una... Mi dispiace mm -hmm. che come tanti però. Ma, <ride> ecco, è andato via, ragazzi. È successo. Eh, che dobbiamo fare? Adesso non... noi speriamo, veramente. Ma lui c'ha doppia counter. Non è molto facile la situazione, eh. doppia counter. Noi, per fortuna, lui non può aggredirci. Brennan, Six, in nessun modo. Speriamo ora di non perdere il vantaggio che avevamo con i minuti con Simone, che se n'è andato. Fammi premere a me un tasto. Niente. Purtroppo non posso, se no avrei schippato un turno clamoroso adesso. Forse 7 minuti, effettivamente. Secondo me, so che Simon, non c'è comunque questa partita la vinciamo. Almeno il match, perché lui con 7 minuti non riesce a mai a ucciderci. Vai, Simon, no, a parlare vai sì, a intrattenere i nostri. Sì, sì, vai con F6. No, che vado con F6? Qui devo fare. Mi rimetto in cima, time warp, no? Sì. Ah bravo, è vero. Cioè, ho Adesso bisogna capire se fare ultimate... Sì, fare ulti perché io ho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 posso fare due volte. Sì, sì, sì penso che fai ultimate. Qua. Non lo so, sai. Pro... Eh, attenzione, vediamo, lui ha un ah, 6 in cima. Ah. Io giustamente faccio veil. E, lui fa, counter. e lui fa counter, è vero, mi scordo sempre che Gast è una carta fortissima. <ride> fa counter, mette Renan 6, vabbè, diciamo bottom perché non ci serve. Noi proviamo a fare il turno, avrà un altro counter sicuramente. Eh, se ce l'ha, va ah, bene. Eh, sì, niente. Peccato, allora cerchiamo di giocare velocissimamente quest'ultima partita, lui ha solo 5 minuti sul clock, io ho 10 minuti neanche per uh, andare via quindi siamo veramente un disastro un disastro <ride> fuori in 60 secondi come eh, si dice sì un vero e proprio disastro perché devo andare a prendere mio figlio tra l'altro <ride> non <ride> pensavo sarebbero durate così tanto le partite abbiamo trovato un oppo che ha fatto effettivamente durare tutto moltissimo oh, questa un... dovrebbe essere molto veloce però va eh, bene un ottimo start sì. io provo a fare tutte le mosse a velocità veramente sì, sì, istantanea sì, sì. ecco vediamo se lui ha subito questa force of negation che lo farebbe di convincere perché con la mano che abbiamo noi, con le terre che abbiamo noi non, è, non sarebbe bello ricevere force of negation qui non li sfaccia spell pierce posso, concedo e sono anche contento eh? no, spell snare non concedo però siamo vicini alla concessione che Dobbiamo vedere, terra, dobbiamo vedere terra, dobbiamo vedere terra terra blu assolutamente. Stoneforge wow. e lui fa la partenza quella forte. E lui ci ha fatto. Però ha preso Batterspool, quindi si vede che la spada ce l'ha in mano, noi terra non la vediamo. Ed è male, male, male. Qui non possiamo neanche fare Jace rimbalzo. E niente, abbiamo uno Spell Snare che ci ha messo in crisi e lui adesso farà batter school, giusto? sì, farà batter school proviamo a fare no. questa? Narset? Mm, no, meglio mm, Uro no, sì, meglio Uro, Cioè andare avanti mm, in board cioè, no, sì, sì. Con le cioè Uro non c'ha sfighe invece Narset se ce la la ce ne ha di sfighe invece il counter è anche Uro no, mazza, non purtroppo Noi abbiamo buttato due Mystic Santori che ci servivano non poco eh sì, meglio Mystic salto a terra perché ci dà più colori. Sì, decisamente. Adesso arriva Batter School che è veramente la partenza che voleva fare, la partenza da Fish ottima perché adesso difende quella Batter School e ci ammazza abbittandoci. Noi abbiamo eh sì. anche la seconda verde per fare eh, il buon uro, lui addirittura attacca con tutto, è eh? molto aggressivo, molto molto aggressivo. Six sarebbe ottimo, faccio Wrenin Six. No. Per prendere un'altra terra eh, sì, field. Lui lo deve attaccare. Si, sì, sield sì, sì, sì. cioè, aiuterebbe molto. Cioè, questa partita Phil aiuterebbe veramente molto. Comincia a bloccare questi, eh. noi siamo troppo lontani dal da farlo, quindi dobbiamo fare in six. Lui il counter più forte. che Poteva avere la Remande. No. Ce l'ha, tra l'altro. Silvio sì, dobbiamo... ha fatto la partenza quella pericolosa perché fa. Dobbiamo civita. ciclare a zero eh. che noi sì. dobbiamo vedere terra. Eh sì, mi sa che sì. Peccato, Penso, però, cioè, Penso, comunque bellissime molto partite, molto. veramente. Oppo, straordinario, molto, molto bravo, bellissime partite. Noi secondo me abbiamo giocato bene, non credo abbiamo giocato male. Peccato non andare a vincere perché veramente la lista pubblicata te la meritavi. <ride> Eh, questa perché. poi se non ci faceva Butter school, secondo me per il timer la, la vincevi Effettivamente se lui, non... lui secondo me è andato però a prendere Butter school apposta perché sa di avere poco tempo. Uh, Un'ottima velo summer. Quella allora, non è bruttissima. No, per eh. niente, però allora, è br brutta per niente. Che ci facciamo? Ci facciamo Jace? Non lo fare... sì. Eh, sì, 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 penso di sì perché provi a rimbalzare... Butterscull, lui ha questa Butter... pata. Aspetta, che mi sono tappato male. Meno male che me ne sono accorto. Sì, speriamo non abbia le 16, 96 counter. Mamma mia, comunque quanti counter ci ha fatto sto ragazzo? Cioè, eh, eh, un numero è veramente impreso, no? Però ne gioca tante, ma ce ne ha fatte comunque troppe. Cioè, gioca tante, ma <ride> di fatte comunque. troppe. Una so, di meno sì, ce ne dà ce ne doveva fa una di meno, sì. Se riusciamo a risolvere in base ai base, non credo abbia il tempo per vincere questa partita. Lui prova Manalik. noi proviamo questo, non può fare Deprive, eh, può fare Edregast, Ma non basta? Ma basta sì, invece sì, basta perché lo mettiamo sopra o sotto. No, l'ho messo sopra io da eh, come si chiama? Sì, 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 va sì, bene, eh, sì, anche me perché noi possiamo... Risolverò il turno, risolverò qualcosa. Sì, 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 sì. Lui ha 4 minuti quindi farà te meno, te meno, te meno. Passo te meno, te meno. Passo vuole eh. sterzare tutti i turni? Noi abbiamo due turni di vita. Che insomma, voglio dire, eh. rosso, verde, Brennan6. Non ho manco il verde per, no, allora no eh. perché il Brennan6 mi serviva per la terra per fare i field of dread per fare i bloccanti. però se perdo 3 muoio che devo fare. Eh, questa è tosta, che tu puoi provare a fare turno, se te lo la fai velo summer, se non te lo countera te lo rimetti in cima e prendi un altro turno, cioè puoi tu fare così e vedere qualcosa, però non lo so, boh. Se me lo counter e faccio velo summer perdo tre vite. Eh, infatti quello è il problema, è che tu perdi tre vite. Mh, mm, brutta volta, prova a prendere patto Exile, non c'ho un altro piano neanche. Sì, 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 sì eh, non, Exile, non, non c'ho un altro piano. No, questo è risolto. <susk> Adesso no. arriva. È un po' tardino. Però non, non è detto, eh, non è detto, vediamo. Provo a fare comunque, Wren, dici no? Eh, provo. Eh tanto non abbiamo un altro spot per farlo perché oh vedi Basta. tanto lui ci vuole attaccare a noi su questo non ci sono dubbi sì per il tempo si 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 doppio cot e vince lui no eh? no Wow, <ride> <ride> no no in modern gg no 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 arrivare da nessuna parte Nessuno no, Nessuno <ride> a bravo, 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 Va bene, quantomeno. La mia preoccupazione relativa al tempo. Eccolo qua. Fatto XL tra due carte. Arrivava. No, non c'è stata veramente una bella partita, devo essere sincero. Una bellissima partita matte, peccato, peccato non averla vinta. Ma insomma, è anche bello giocare a Magic. E poi siamo 2-1 e ci vediamo domani per un nuovo video, giusto? Assolutamente sì. Quindi ragazzi, voi grazie per aver guardato, inutile dirvi che come al solito questi contenuti sono sempre e comunque sostenuti e merito, proprio merito, non solo mio ma di chi si abbona a questo canale da una parte o dall'altra quindi su questa piattaforma o sulla famosa piattaforma Viola e l'abbonato del giorno, andiamo a vedere chi è l'abbonato del giorno? Certo che lo andiamo a vedere, non c'è proprio. È, è un attimo come si dice a Roma L'abbonato del giorno è Rimest33, grazie mille per il vostro supporto.